In Via Novelli ospite è Francesco Cirignotta. Prego Francesco. Mano a mano. Prego. Grazie mille a Francesco, che garbo, che classe, ma voglio presentare i coautori di questa trasmissione che sono i ragazzi e le ragazze, ovviamente, anzi le ragazze e i ragazzi del Lussana e del Maiorana. Hanno preparato una social card. Cioè, chi è Francesco Cirignotta attraverso i social? Cosa mette in luce, cosa non mette in luce? Capisce giusto, capisce sbagliato? Lo vediamo insieme. Social card, via! Francesco Cirignotta nasce a Milano il 12 febbraio 1964. La sua carriera da barbiere si corona con il riconoscimento nel 2017 di 3 diamanti d'oro che corrispondono alle stelle Michelin del mondo della cucina. Grazie a questi premi la sua fama aumenta sempre di più anche a livello mondiale e tiene meeting di barberia e diversi convegni in varie parti d'Italia e non solo. Ama talmente tanto i suoi clienti che offre il suo servizio a un solo uomo alla volta, ma attenti che spesso ti fa perdere la vista. Svolge il suo lavoro in modo egregio e professionale, ma anche in modo molto divertente e scherzoso. Essendo molto goloso, offre ai suoi clienti dolciumi freschi tutti i giorni, come biscotti e crostate, e diverse bevande, tra cui il suo cognac. Oltretutto, entrando nel suo negozio, si possono percepire differenti fragranze da lui spruzzate personalmente al momento dell'arrivo del cliente, per rendere l'atmosfera molto piacevole e rilassante. Pur essendo così famoso, non ha molta notorietà sui social, nonostante ciò i suoi clienti lo taggano nelle loro foto dopo aver cambiato il proprio look. La boiserie è l'elemento predominante del suo salone, nel quale offre dei corsi specifici, tra cui quello di tricoesteta. Come altro hobby, scrive dei libretti riguardanti la sua professione, che definisce uno dei lavori portanti della società. Benché sia molto impegnato a tagliare i capelli, riesce a ritagliarsi del tempo libero per se stesso. Dedica molte attenzioni alla cura dei suoi clienti, ma per fortuna c'è qualcuno che si cura di lui e che magari è anche più bravo. Chissà se anche Francesco avrà un diavolo per capello. C'era qualcosa di sbagliato in questo social card, giusto? Gli occhi degli altri sono la verità. Perciò è quello che vedono gli altri. Non è che io vado a scrivere qualcosa perché gli altri possono avere un'idea di me. Scrivo quello che in quel momento ritengo essere il flusso della mia mente e il desiderio di offrire un pensiero. Dopodiché, insomma... Quello che capisco gli altri sono un po' affari loro. Così. Consegni. Ma come mai? Perché i ragazzi hanno fatto un sacco di domande. Tra l'altro, voglio dire questo, lo dico anche a Paolo. Arrivano degli ospiti famosissimi, hanno 4, 5, 6 domande. Qui 12 domande... Cioè le 12 domande, ma sono tante 12, ma anche domande toste. Ma innanzitutto perché hai cominciato questa carriera, la carriera del barbiere, che è proprio la domanda delle domande? Perché? Allora, io sono un perito commercialista e nel vivere quella professione e avendo mio padre che fa il barbiere mi rendevo conto che il mio interesse era più basato su come si fanno le cose nella vita che non cosa si fa. E nel mondo del commercialista in quei tempi era ancora più schematizzata la cosa. Non ero d'accordo con me stesso. Allora ho chiesto a mio padre di darmi l'opportunità, lui l'ha fatto, ancora perché oggi. Il papà però magari ci teneva che tu fossi commercialista, o no? Invece no, diciamo che il principio di chi fa l'artigiano come mio padre o come tutti quelli che fanno gli artigiani è funzionare al fatto che le tue mani diventano il tuo valore primario. Quindi gli adulti, io o chiunque verrà dopo di me, penso che diranno la stessa cosa, le tue mani diventano il valore assoluto. Quindi mio padre mi ha dato quell'opportunità e io ho cercato di sfruttarla, pensando sempre a come si sarebbe potuto portare avanti il mondo dei servizi per me, non il barbiere o il parrucchiere. Per me era relativo quello bisognava imparare il tecnicismo. Il concetto è come fai le cose, non cosa stai facendo. Come farle, non cosa stai facendo. Per me era fondamentale quello. E come hai cominciato allora? Ma eri già capace di fare... No, assolutamente, avevo 22 anni, sono ritornato a Milano perché avevo vissuto a Milano e mio padre mi mise a disposizione la poltrona. Da grande artigiano che è, si apriva il negozio alle 6:15 del mattino. E quindi alle 6:15 io arrivai il 22 febbraio del 1988
che era di lunedì, il martedì alle 6:15 ero in negozio. E da quel momento, spazzando per terra. Perché voglio dire, la prima cosa che si fa è adesso, dal barbiere, è spazzare per terra. Sì, andato dato bella scoperta. È un valore di osmosi che deve essere preso, perché è uno che pensa che vai a spazzare per terra, e devi invece pensare che senza quel gesto il luogo non è funzionale a offrire servizi. Quindi non è che sei l'ultima parte della filiera, ma in certi momenti sei il primo. Quindi poter spazzare per terra significa comunque partecipare all'accoglienza. Il concetto di accoglienza è far spazio. Poterti permettere il lusso di fare il primo shampoo, il quale shampoo nell'etimologia indiana significa massaggio, il quale massaggio significa contatto. E shampoo è indiano? Shampoo. No, nella loro etimologia significa questo. Quindi significa massaggio, massaggio è un contatto è un benessere. Quindi tecnicamente ci sono tanti gesti che hanno molto più valore di quanto non gli sia dato. E io ho iniziato a osservarli. Tutti questi gesti, tutti questi valori. E a un certo punto, scusate la presunzione, ero in auto un paio di anni dopo e io mi dissi, ma perché sto facendo questo? E mi arrivò una piccola presunzione, forse per cambiare le regole del gioco, perché è nella mia natura. Erano troppo legate al passato. E dicevo, no, i ragazzi del domani non sono quelli di ieri. E forse anche questo mi ha aiutato e mi ha spostato verso il desiderio di fare inizialmente il formatore, perché l'egocentrismo appartiene a tutti noi. Ma man mano mi sono ritrovato a offrirmi ai ragazzi, usandoli all'inizio per il mio ego, e successivamente invece ho capito l'importanza di poter fare quella parte. E da lì un po' gli studi, e non ne ho fatti pochi, grazie a Dio, perché è importante capire la natura umana. Cosa hai studiato? Ma io mi diverto a leggere psicologia, sociologia, marketing, filosofia, tutti quei mondi, i servizi, il lusso, il benessere, i viaggi, cioè cerco di entrare nella mente di una persona che come ospite viene e si sega in casa tua. E tu cosa devi sapere di quella persona? Normalmente vivi per la percezione che ne hai, per quello che tu credi che possa essere. Poi negli anni impari a fare qualche domanda, cosiddette domande di qualità. O i silenzi di qualità. Domande di qualità tipo? Ma vedi, quando tu puoi chiedere ad una persona come va il suo lavoro, si aprono grandi porte. O quando chiedi quante volte si lava la testa, si aprono grandi porte. Perché mi lavo la testa perché faccio sport, perché faccio questo, perché faccio quello. E si aprono dei canali dentro i quali poi arrivi a scoprire se è una persona che ha delle difficoltà o meno, se ha delle ambizioni che sono le più importanti, ma soprattutto scopri l'elemento fondamentale, che è la vanità dell'essere umano. Ed è questo quello con il quale io mi devo rapportare. Non è la bellezza in sé, quella che puoi costruire con i capelli o con una barba, ma è il valore assoluto con il quale tu riesci a percepire la profondità della sua vanità, che è un elemento bellissimo. A che tutti quanti cercano di farci sentire a disagio. Sì, poi fosse un elemento negativo e perciò... Quando ti dicono mi faccia bello, insomma, detta così, uno dice io faccio cornici, non faccio quadri. La realtà è che l'ascolto di quella vanità ti accompagna a fare in modo che poi ritrovi il suo risultato, perché in un modo o l'altro mi ha accompagnato lui. Come ci si sente essere considerato il miglior barbiere del mondo addirittura? Avrebbe mai pensato di arrivare così in alto? Io so di essere molto in basso, non molto in alto, perché ci sono poi delle strade che bisogna comprendere. Nel nostro mondo esiste il tecnicismo, del quale anche Socrate se ne lamentava dicendo chi si sente bravo tecnicamente pensa di essere dotto in tutto. Il tecnicismo è una cosa. Io credo che sono stato riconosciuto in queste vesti più che altro per quella dedizione al valore dei servizi che cerco di dare, ma non che gli altri non lo facciano. Diciamo che ho la fortuna e la responsabilità di essere stato preso come modello per poter fare in modo che un mestiere possa ambire. Da quando è nata invece la passione per il cognac? Non mi è nata a me la passione per il cognac o i whisky. È quella che ho scoperto avere i miei ospiti. Ah, e quindi sono loro che continuano a offrirmi queste. Poi ho una compagna fantastica che è edotta e merita questo, dobbiamo comprare questo, dobbiamo comprare quell'altro. Da solo non si arriva a nessun posto. Bisogna avere una squadra. Sì, bisogna avere anche la capacità di ascoltare e intuire,
perché a volte mi arrivano con delle bottiglie di vino che faccio sparire, altre volte le metto subito. Fa sparire nel senso che... Non io, le faccio sparire perché... È andata, non si può avere il vino qua. No, perché il bello è che c'è gente veramente edotta in ambiti che noi non pensiamo. Non ci immaginiamo. E quindi nei confronti, eccetera, mi hanno aiutato ad alzare il cosiddetto livello di qualità. Ma se a casa, per chi non conoscesse proprio tutte, ma è un'azienda la Francesco Cirignotta, è invece solamente un artigiano ancora? Un artigiano. Una persona sola che lavora, oppure in quanti siete a collaboratori? Io. Quanti clienti fa al giorno normalmente? Ma allora, la media dai 15 ai 20, anche perché l'orario è comunque dalle 9 alle 20, spesso dalle 7 alle 21, 22. Il mondo dell'artigianato, cioè non c'è niente da fare, l'artigiano vive per coloro i quali lavorano. E sono sempre gli stessi oppure c'è gente nuova? Com'è? Ma il flusso è, c'è un blocco, mettiamo dal 75% che ti accompagna, un 25% ruota. Dopo qualche tempo questo 25% rischia di diventare tuo ospite fisso e se ne saranno altri. Qualcuno se ne va e certamente qualcuno rimane. Tanto a tutti non si può piacere. So che è una cosa poco elegante e già i miei produttori qua di solito si mettono le mani nei capelli quando lo faccio subito. I soldi. Beh, bisogna parlare di soldi. I soldi, sì. Non è che è una cosa... Cioè, vengo una parola grossa, beh, però potrei mettere la barba, ad esempio. Assolutamente. No? Quanto costa venire bussare alla porta, prenotarsi? Ragazzi, non fatevi mai tirare in ballo quando dico quanto costa. Ecco. Rispondete così. Ecco, vediamo. Il valore economico che io ritengo di avere nella mia dimora è di puntini. 35 euro, 40 euro i capelli, 30, 35 la barba. No, ecco, però volevo sapere quella cosa lì, perché io posso capire, però poi dopo il mio valore che ho qui nel portafoglio che ho, arrivo, quelle cifre lì, non è che spende 200 euro. No, assolutamente. Ci fu un ragazzo che, quando uscì quell'articolo, arrivò pensando che dovesse spendere 90, 100. Io guardate che lavoro ancora per il popolo, non lavoro... No, che anche questo è una cosa, perché magari se lavorasse solo per gli sceicchi si potrebbe far pagare un sacco, però perderebbe forse quello che è l'anima. Forse non sarei più io. E quindi io devo misurarmi anche nel rapporto con le persone. E il rapporto con le persone è fatto da altra gente che lavora, da altra gente che può subire e soffrire la vita nella sua pesantezza o nelle sue allegrie. E quindi io lavoro per chi lavora. Ma la cosa che chiedo, i clienti abituali, d'accordo, uno abituato, sai già, appunto, ha fatto già le domande di qualità, ma uno arriva nuovo, come si approccia? Cioè, nel senso, non è che uno tac e taglio subito, bisogna capire cosa vuole, no, perché bisogna se è vero, e io so che è vero quello che ha detto, perciò... Allora, lei ebbe ospite un mio carissimo amico con il quale collaboriamo insieme, che è Claudio Beretta. Sì. Uno dei valori che abbiamo sempre rilevato, perché a volte facciamo i corsi anche insieme, è il valore dell'empatia. Chi fa questi mestieri deve sapere immediatamente aprire le porte all'empatia. Immediatamente cercare di comprendere attraverso i gesti, quelli che non sono parole, da come si tocca i capelli, da come dichiara il corto o il medio o il lungo, ci sono dei toni. E questi toni ti danno la dimensione di quello che può succedere. Poi ci sono le persone che chiedono, ma la moglie mi ha detto, ma la fidanzata mi ha detto. E quindi capisci che ci sono dei limiti anche nelle sue scelte. O quelli che arrivano, taglia tutto e poi è centimetro. Cioè, per il loro tutto nella percezione è pochino. Bisogna le donne, questo sono un po' le donne di solito. Oh, fammi un bel taglio e poi così, oh è troppo, non mi riconosco più. Bisogna saper resettare di volta in volta e ripartire con l'ascolto. L'ascolto è uno dei gesti più importanti dei mestieri e non è uguale ad un altro, è unico e lo è solo per quella persona in quel momento. La stessa persona in un'altra circostanza sarà differente. È vero, concordo. C'è una domanda che però vuol fare tu e perciò la faccio fare a te direttamente, perché era curiosa, quella domanda lì che proprio che c'avevi qua, cosa significa? Che cosa intende per razzista culturale? Allora, è una cosa molto bella, perché quando io ero bambino andavo nelle case dei signori più ricchi, dei figli più ricchi, e vedevo le enciclopedie. Mi innamoravo, costavano 1,5 milioni di lire.
Oggi ritengo che con due soli euro uno resta attaccato a internet in una maniera impressionante. Quindi può acculturarsi, può darsi delle informazioni, ha uno spazio per poterlo fare. Quindi il mio razzismo è inteso che io mi incavolo nei confronti di chi non coglie l'occasione, l'opportunità che oggi la vita sta dando. È un gioco, proprio quello che è successo a te, per alzare il livello di attenzione attraverso la parola, per ricordare a tutti quanti che i beni che abbiamo oggi, ieri, non c'erano. Una parola soddisfatta, sei soddisfatto? Sì, abbastanza, meglio. Grazie. E anche altre parole, consumatore, il ragazzo ha trovato una parola consumatore, consumatore. Non è una mia parola di base, ma l'ho presa da Fabri, un grande economista che è morto qualche anno fa, il quale aveva dichiarato in tempi non sospetti che l'ospite o comunque il consumatore sarebbe diventato un consumatore oppure un consumautore. Non è... non a caso vediamo sempre che la scarpa me la posso far fare come voglio io, la macchina come voglio io, quindi sono un consumatore, io sono l'attore principale di quello che voglio consumare. E consumautore perché ci metto la firma. Quindi non è una mia considerazione, ma il fatto di poter sempre dire che io taglio i capelli prima con i libri che poi con le forbici mi porta sempre verso l'opportunità di scoprire situazioni di questo tipo. Così come quando mi imbattei in Vita Liquida, la società liquida di Bauman, c'è una considerazione quasi matematica. Tutti tendono a essere così diversi da diventare tutti identici. E chi vuole essere uguale agli altri è diventato l'unico diverso. Cioè, è un paradosso che solo menti geniali di età avanzata hanno avuto modo di poter... Di età avanzata. No, è importante. Anche io delle speranze, perché ero scarso da piccolo, magari posso... E invece sulla parte del rifiutarsi di fare qualcosa, cioè quando uno arriva e dice no, guarda, però fammi i capelli così, anche pur con l'empatia così, ma non ti ci vedo. Allora, non dinieghi il servizio, attenzione. Potresti dinegare quello che è una loro aspettativa con quelli che possono essere i risultati. Se io so perfettamente che il risultato che lui sta cercando attraverso quello che lui vuol fare non può essere consono, io ho il diritto sacrosanto da professionista di rifiutarmi. Di non farlo, cioè non diglielo, guarda, guarda che se ti taglio che sembri un pinguino. No, non ha senso, perché... Sentiamo Paolo. Che no, è come se tu chiedessi, fammi la cresta. Sì, si ma... può dire, sì, no, ma quello ho capito, era... però forse... Ma non è un fatto stilistico di cui sto parlando io, è un fatto di... poter fare in modo che quella persona si possa pettinare o meno. Cioè, nel suo caso, chi ha le parti occipitali sporgenti... lui, io scusa, lo puoi ridire, non mi piace. Approfittiamone. Scusami, Paolo, cioè. Hai le parti occipitali. Quindi se io andassi al di sopra di una certa misura, lei avrebbe il capello che verrebbe in fuori. Quindi devo trovare la giusta condizione. Io ho il capello che viene in fuori, che devo contrastare con quintali di gel per evitare che dopo una certa misura vada... Cosa vuoi dire a Paolo? Allora, in quel caso devi trovare, intanto chiedergli se può evitare di farli super corti, che potrebbe essere una strada, o li fa un po' più lunghi, ma in quel caso utilizzerà degli strumenti differenti, come la forbice, cercherà di accompagnarlo e dire guarda che lo stile è lo stesso, la misura che sarà diversa. Quindi non è che non lo sto facendo. Poi se lei mi dice me li faccia, li posso anche fare, però attenzione, io resto comunque un servizio, non un servo, io ho ancora una mente pensante. Guarda qua che bella cosa, e però c'è un caso disperato, tipo Mattia, il nostro fonico. Mattia, vuoi far vedere alla telecamera il tuo... Ecco, vieni qua un po' a favore della tua telecamera qua. No, grazie. Cioè, ma entra Mattia, cioè l'uomo più spettinato del mondo, e cosa fa? A parte l'anticristo che lo vede. La verità? La verità. Gli offro un caffè e gli dico tranquillamente che lui non è pronto per tagliarsi i capelli, perché l'ho visto di là. Non è pronto? Non è pronto. Però saresti pronto per lavarteli. No, scherzo. No, no. Ci tengo a dire che l'ultima volta che ho visto un barbiere professionista era per il mio esame di maturità nel 95. Grazie. Sì. L'hai superato? L'ho superato. L'esame, anche il trauma. Anche il trauma. ma scusa, cosa fai dopo? Tu li tagli tu il resto? Ah, sì? Ogni mattina quello che sbuca di troppo salta. Ah, cioè, è un cespuglio il tuo. Cioè, come la siepe. Lavi la cioè... faccia, lavi i denti, tagli i capelli. Certo. Non lo so, è così, no, perché mi guarda. Certo. Francesco mi dice, ma è naturale, ma per me era una cosa...
Davvero, è così? Ma assolutamente, c'è gente che giustamente si dà fastidio essere toccato dagli altri. Esiste una scienza, è la scienza da pressomica, mi sembra che si chiami, che si infastidiscono della vicinanza delle persone. È quello allora, te la vicinanza... No, 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 non, sì, non lui, sì, non sì, lui. Sì, è quello, non è quello, lui. È quello. Infatti io metto sempre uno in alternanza che il suo ruolo è quello di tenermi lontano. Metti un da... ragazzo, è l'uomo barriera, sì. Dopo l'uomo sagoma c'è l'uomo barriera, cioè... Invece qui, vediamo quanti abbiamo capelli qui, tutte donne. Là c'è una, guarda che taglio. No, tu proprio, tu che, no, tu proprio, sì, che hai un po' un fungo. Lì l'uomo, cioè, hanno dei nomi queste capigliature, no? In linea di massima sì, però io ho sempre abitudine a chiamarli per il nome delle persone. Ah, delle persone, che perciò tu ti chiami Christian, quindi, il taglio, Christian. Il taglio alla Christian, perciò che sono un po' perché? Così. Le donne niente, mai fatto donne, Francesco? Sì, però devo dire che... Lo dici un po' con sofferenza. Sì, sì, ne parlo con sofferenza dato. Perché è un mondo a sé. E io ci tengo a che si capisca perfettamente che al di là del taglio, che era la mia specialità, nel mondo femminile esiste molto di più. Non potevo e non avevo le doti per poterli accompagnare, a un certo punto ho dovuto fare le scelte. Non avevi doti per poterla accompagnare? Sì, perché sono diventato un esperto nel mondo del maschile, quindi alla fine o nasci e ti sviluppi anche all'interno di quello. Faccio un esempio, se lei mi chiamasse per telefono, nel momento in cui io rispondo ho più o meno la percezione di quello che succede. Questo significa avere una conoscenza profonda di quello che può essere il tuo interlocutore, le aspettative. Se dovessi farlo con una signorina, con una signora adesso, avrei molte più difficoltà perché non sono in quell'empatia, in quella vibrazione tale da poter dire è questo quello che deve venire fuori. Certo, è un mercato un po' più ridotto però del maschile, cioè il femminile fa più soldi anche, fa più soldi, che però appunto non è quello. Assolutamente, però le cose succedono nella vita e uno cerca di far diventare buono quello che ha. Però quello dimostra che è vero che è una vocazione, perché altrimenti se avesse fatto per altro, se non fosse stato quello che sentiva dentro, avrebbe fatto appunto, sarebbe andato dove il corso del fiume sarebbe stato più semplice, sì. Più facile. Paolo, che personaggio abbiamo trovato oggi? So che adesso stai pensando come pettinarti tu. No, assolutamente no. Stavo pensando a una delle parole che ha spesso ripetuto, che è il come, che è appunto un elemento anche di metodo, come noi cerchiamo di definire. Noi siamo molto preoccupati non tanto del risultato finale, con questi ragazzi noi facciamo appunto, insegniamo un po' della comunicazione, però il vero lavoro è il processo che noi mettiamo in atto e quindi quali sono i meccanismi che portano poi al risultato finale, ma dove il processo diventa tanto importante quanto il prodotto finale. Quindi ci sono molte assonanze, non per niente, essendo un formatore, probabilmente alcune delle assonanze sono effettivamente reali. Ci ritroviamo in queste cose. E quali sono i quattro prodotti vici invisibili di cui parla spesso? A parte i miei capelli che sono invisibili per sua natura. Lo so, i profumi, uno li... ma non si vedono. Perciò uno è questo. Lo shampoo lo usa, non si vede. I prodotti da barba. Cioè, sono tutte quelle situazioni che lei li usa, ma dopo però no, ce li ha. Ce li ho, ma... Ce li ho addosso, la doccia. Cioè, sono tutto un mondo di strumenti, diciamo, che non vengono visti dall'altro, però vengono percepiti. Che è estremamente importante. Grazie Francesco per essere stato con noi, per averci dato questo servizio anche della tua presenza qui oggi. Grazie, grazie mille grazie Francesco. A voi.